C'era una volta un gentiluomo il quale in seconde nozze si pigliò una moglie che la più superba non si era mai vista. Aveva costei due figlie che in tutto e per tutto la somigliavano dal canto suo. Il marito aveva già una figlia, ma così dolce e buona che non si può dire. Doveva queste qualità la mamma, che era stata la più brava donna di questo mondo. Subito dopo fatte le nozze, la matrigna dette sfogo al suo malanimo. Benvenuti a questo terzo appuntamento della settima edizione di Birdland Night Club. Sempre online nel rispetto delle norme anti-Covid. Oggi parleremo di fiabe, soprattutto di Cenerentola, una delle più classiche, e di Notre Dame de Paris di Victor Hugo, una sicuramente delle più belle e complesse che mai siano state scritte. È forse importante non fare l'errore di liquidare le fiabe come qualcosa di adatto soltanto ai bambini, altrimenti i milioni di spettatori per La Bella e la Bestia in televisione o le oltre 5.000 repliche per Notre Dame de Paris in tutto il mondo e più di mezzo miliardo di dollari incassati al cinema dall'ultimo Cenerentola davvero non avrebbero spiegazione. Spesso sono grandissime opere da guardare, da ascoltare e anche da scrivere. Scopriamo subito il campo da due aspetti spesso molto raccontati ma che oggi noi non affronteremo. Il primo è l'aspetto pedagogico delle fiabe, che è importante e mutevole nel tempo. Basta considerare ad esempio proprio La Bella e la Bestia, che inizialmente è nato come racconto di donne intorno al fuoco per mettere in guardia e condividere le proprie paure per quelli che erano i matrimoni combinati, che però col passare del tempo e con piccoli accorgimenti è diventata un modo per imparare ad accettare l'altro al di là del tuo aspetto esteriore. Altro aspetto che non tratteremo è quello antropologico, aspetto interessante e importante per quanto riguarda la nascita dei nuclei narrativi delle fiabe. Dal punto di vista della narrazione trovo però molto meno affascinante. Abbiamo iniziato citando Cenerentola e proprio in questa fiaba trovo una delle peculiarità più interessanti e che più amo del genere fiabesco, la possibilità di potersi distaccare dalla logica stringente per poter raccontare altro. Se pensiamo alla funzione logica, ad esempio, della scarpina di cristallo in Cenerentola, ci rendiamo conto che la funzione logica è pari a zero. Cenerentola a ballo non è mascherata, il principe danza con lei, parla con lei per 3 sere di seguito, quindi il modo più semplice per poter ritrovare Cenerentola sarebbe quello di convocare a corte e farsi portare tutte le donne del regno, ma lui sceglie un'altra via, più complicata e sicuramente da simbolismo romantico, dalla metafora romantica molto più affascinante. Questa scarpina che deve adattarsi come cera alla donna che lui ama, evocando così un incastro perfetto. L'unica donna che amerà sarà quella quindi che riuscirà a incastrarsi in maniera compiuta, perfetta, nella sua storia e nella sua vita. È un po' il mito delle due metà della mela che si ricompongono, che in qualche modo ritorna. Una sorta di abbraccio compiuto e indissolubile. E il fatto che la scarpina nel tempo da semplice chianella sia diventata prima d'oro e poi di cristallo, preziosa ma fragile, donano a questa connessione una dose di fragilità che aumenta il fascino della metafora. Ma passiamo a Notre Dame de Paris, dove solo la geniale ironia di Victor Hugo riesce a temperare quanto di drammatico e fortemente realista c'è all'interno dell'opera. Si girò verso il tavolo di marmo e si accorse che la recita era interrotta. Era esattamente l'istante in cui Giove doveva comparire con la folgore, ma Giove se ne stava immobile ai piedi del teatro. «Michel di Born!» gridò il poeta irritato. «Che ci fai lì? Tocca a te, sali! Accidenti!» «Ahimè!» disse Giove, uno studente appena preso la scala. Grégoire guardò, la cosa purtroppo era vera. Ogni comunicazione era interrotta tra la trama e il suo epilogo. Che furfante, mormorò. E perché ha preso la scala? Per andare a vedere Smeralda, rispose mestamente Giove. Ha detto, toh, guarda, una scala inutilizzata e l'ha presa. Era il colpo di grazia. Reguardo ricevette con rassegnazione. Che diavolo vi porti, disse agli attori. Allora si ritirò a testa bassa, ma per ultimo, come un generale che si è battuto molto valorosamente. Questo è uno dei primi flash che vediamo di Grégoire. È uno dei personaggi fantastici che a noi fanno letteralmente impazzire.
Scrittore disgraziato e sempre senza soldi. Sono amato dagli spettatori che semplicemente preferiscono stare lì ad ammirare Esmeralda. È uno di quei personaggi che con due piccoli accorgimenti potresti benissimo eliminare dal libro, la storia funzionerebbe uguale. Eppure è indispensabile. Ogni singola cosa che accade di importante in Notre Dame de Paris parte da una sua azione, anche se poi non lo vediamo mai nel cuore delle vicende. Esmeralda invece è una ragazzina ingenua, del tutto incapace di resistere ai primi palpiti dell'amore. La sua bellezza diventa una croce impossibile da portare per lei. Frollo invece è il prete maturo, altro personaggio stupendo nella sua complessità, anche nelle sue connotazioni malvagie. Riesce per tutta la vita a tenere vivida e forte la sua vocazione, fino a quando la passione per Esmeralda non gli farà perdere prima la vocazione, poi il senno e infine la vita. Febo invece è esattamente il contrario di Esmeralda, riesce a vivere e a sfruttare la sua bellezza per appagare tutte le sue voglie, in maniera assolutamente egoistica, senza darsi alcuna pena per le conseguenze. Seduce Esmeralda e quando la ragazzina muore, gran parte della colpa, se non tutta, è proprio per il suo amore per Febo, lui senza pensarci, senza rimorsi, sposa per interesse Fiordaliso. Poi c'è Quasimodo, il gobbo deforme, con la testa incassata nelle scapole e una gamba più corta dell'altra. Lui per tutta la vicenda, per tutto il racconto, cerca di far del bene ad Esmeralda. Esmeralda che lui ama più della sua stessa vita, ma per quanto si sforzi non riuscirà mai a renderle davvero un servigio. Anzi, sarà proprio per causa sua che alla fine Esmeralda morirà. Ma torniamo al nostro incastro perfetto che è presente anche qui. E qui diventa proprio un abbraccio. E arriva proprio alla fine dell'opera. Abbiamo visto che Esmeralda muore, viene impiccata e viene portata nelle sotterranee di Monfaucon, dove viene ammassata con tutti gli altri cadaveri che non avevano il privilegio di una sepoltura cristiana. Quasimodo, sempre più follemente innamorato di lei, anche se Esmeralda non ha dato nessun segno tangibile di affetto per il gobbo, sa benissimo cosa fare. Subito dopo l'esecuzione della ragazzina, cerca il suo corpo esanime, gettato in questo sotterraneo. Passa un po' di tempo, un bel po' di tempo. Circa 2 anni o 18 mesi con cui si chiude questa vicenda, giù nel sotterraneo di Monfaucon si trovarono tra tutte quelle carcasse orrende due scheletri di cui l'uno teneva l'altro stranamente abbracciato. Uno dei due scheletri, che era di donna, aveva ancora qualche brandello di veste di una stoffa che era stata bianca. E le si vedeva intorno al collo una collanina di semi con un sacchettino di seta, ornato di pietre verdi, aperto e vuoto. Quegli oggetti erano di così scarso valore che il boia probabilmente non aveva saputo che farsene. L'altro, che teneva il primo strettamente abbracciato, era uno scheletro di uomo. Si notò che aveva la colonna vertebrale deviata, la testa incassata tra le scapole e una gamba più corta dell'altra. Non presentava d'altronde alcuna frattura vertebrale alla nuca ed era evidente che non era stato impiccato. L'uomo al quale era appartenuto quello scheletro era dunque venuto in quel luogo e lì era morto. Quando si volle staccarlo dallo scheletro che stringeva, andò in polvere.